Organizzata dalla FIPAC, Federazione Italiana Pensionati delle Attività Commerciali aderente a Confez Genti, dal 27 al 30 aprile si è svolta in Italia, ma anche a Bologna, presso il Centro Sociale Giorgio Costa, la settimana della Buona Salute 2017. Sentiamo alcuni dei protagonisti che ci raccontano alcune iniziative in programma. Questa è la terza edizione. Una settimana nella quale noi facciamo 100 incontri in 100 città italiane, nella quale promuoviamo stili di vita corretti, perché per noi salute non significa solo sanità, ma significa anche benessere, benessere fisico, vivere serenamente eh, la terza età e per questo occorre che ciascuno di noi in qualche modo faccia qualche cosa e si impegni. La vecchiaia, usiamo questo termine, di per sé non è una malattia e dobbiamo fare in modo di arrivarci, grazie anche ai progressi che la medicina ha fatto, in condizione appunto di star bene, star bene insieme agli altri, star bene e non isolarsi, star bene facendo una bella camminata, cioè facciamo un'iniziativa appunto a promozione di sani stili di vita. Ecco dottoressa, lei sta un po', ci sta raccontando per una buona salute cosa noi dobbiamo fare, ecco, di che cosa dobbiamo preoccuparci quando abbiamo superato un po', quando siamo anziani, non più giovanissimi. Beh, soprattutto effettuare una buona prevenzione. La prevenzione vuol dire cercare di eh, modificare soprattutto gli stili di vita adoperando dei buoni, eh, dei buoni stili di vita quindi che consistono in un'alimentazione adeguata, L alimentazione adeguata è la cosiddetta dieta mediterranea, eh, cercare di effettuare dell'attività fisica, bastano 20-30 minuti anche 3-4 volte alla settimana, cercare di ridurre o addirittura abolire il fumo eh, e cercare di ridurre o abolire l'alcol e poi cercando anche di effettuare prevenzione tramite ovviamente tutti gli screening che vengono effettuati per prevenire patologie che potrebbero essere veramente a lungo andare molto importanti e soprattutto cercare di modificare quelli che sono i fattori di rischio che si possono appunto migliorare mediante la terapia farmacologica come l'ipertensione, come il colesterolo e i trigliceridi, eh, come anche il diabete, che sono tutti fattori di rischio che portano prima o poi a delle malattie cardiovascolari. Che e non dobbiamo dimenticare che le malattie cardiovascolari sono la terza causa di morte al mondo e la prima causa di invalidità, soprattutto se pensiamo per esempio all'ictus. No? Quindi effettuare una buona prevenzione può diciamo, evitare di arrivare a delle patologie che possono non solo danneggiare l'organismo ma anche compromettere quella che è eh, diciamo, l'attività quotidiana, quindi aumentare le, la disabilità dei pazienti che hanno bisogno sempre di più, che richiedono sempre di più assistenza e quindi l'aumento dei bisogni assistenziali cresce in maniera veramente esponenziale. Infine ci riassume questa edizione della settimana della buona salute Maurizio Galeotti, presidente provinciale FIPAC con Fesacenti Bologna. Abbiamo iniziato con. Eh categoria dei medici che sono nostri collaboratori parlando un po' di medicina in generale quindi di geriatria poi un altro convegno con un medico specialista in nutrizione diabetologia e abbiamo terminato questa mattina con un concerto di musica classica per risollevare un po' lo spirito per curare di più anche eh, il fattore emozionale del pensionato eh, ovviamente in Italia il livello di vita si è molto alzato come età, quindi i pensionati tutto sommato non stanno male. No, tutto sommato non stanno male, il livello di età si sì, è elevato, però quello che a noi interessa particolarmente è la qualità della vita, eh, perché l'innalzamento fine a se stesso dell'età vuol dire fino a un certo punto, perché ritrovarsi avanti negli anni e in una condizione fisica, soprattutto anche sociale e emozionale, ridotta a zero praticamente o per dirla in breve una vita vegetativa ha un senso logico fino a un certo punto quindi noi come FIPAC curiamo principalmente queste tre cose che sono il, ovviamente la salute fisica, il sociale e la parte emozionale anche della persona oltre ovviamente a collaborare con il nostro patronato che è l'ITACO che serve per tutto quello che è burocratico, quindi pratiche di pensione, modelli 730, tutto quello che ha a che fare eh, al di fuori della, della parte spirituale diciamo, dell'anziano. Della